Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi sono super emozionata di tornare a fare questi video su trucchetti hacks. E se vi ricordate, ormai secoli fa avevo fatto un video sui trucchetti per il ciclo, per noi donne molto utili. E in questi anni, da quando ho fatto quel video, mi sono sempre arrivate un sacco di richieste di fare una versione aggiornata. E quindi oggi sono qui ragazzi perché ho raccolto per voi tantissimi nuovi trucchetti geniali appunto per il ciclo, per questo periodo così delicato per noi donne in cui sorgono miliardi di problemi e lo sappiamo bene. E questi sono un po' i trucchetti appunto, come vi dicevo nell'altro video, nonostante questo argomento sia un po' un tabù, anche se non dovrebbe esserlo perché non c'è assolutamente nulla di cui vergognarsi, noi donne tendiamo a non parlarne tantissimo o comunque siamo un po' imbarazzate, e questi sono consigli, hacks che comunque mi sarebbe piaciuto tantissimo ricevere quando ero più giovane, quindi penso che possa essere super utile anche per voi, quindi iniziamo subito. Trucchetto numero uno, proprio come vi dicevo poco fa, noi siamo molto imbarazzate, no? E quindi magari ci dispiace, ci secca che si vedano gli assorbenti nella borsa o che magari possano caderci fuori dalla borsa o dallo zaino, insomma, e che si possono, che tutti possano vedere i nostri assorbenti lì davanti alla luce del sole, praticamente noi lì imbarazzatissime, rosse e fucsia, ok? Visto che nessuna di noi ha piacere che questo succeda, una genialata che potete fare è... Pochi lo sanno, ma la forma dell'assorbente interno, quello senza applicatore, è la stessa identica forma, della stessa identica grandezza del rossetto, ragazzi. Quindi, quando abbiamo finito un nostro rossetto, ok, possiamo andare naturalmente a ripulire la parte all'interno e poi possiamo tranquillamente andare ad infilarci il nostro assorbente e poi voilà, richiudiamo il tutto e siamo pronte per metterlo in borsetta. E anche se avremo qualche sguardo indiscreto che guarderà all'interno della nostra borsetta, del nostro zaino, eccetera eccetera, non si accorgerà di nulla perché il nostro assorbente sarà ben nascosto e camuffato. Trucchetto numero 2, qualche giorno prima e nei giorni durante il ciclo, come sapete, molto spesso succede che ci gonfiamo, cioè ci viene la pancia più gonfia del solito, non ci possiamo fare niente e così, non è colpa del cibo, non è colpa nostra, almeno per una volta durante il ciclo è proprio così, la pancia si gonfia e quindi è molto fastidioso perché a volte non riesci nemmeno a chiudere tipo i jeans che di solito vanno e stanno benissimo, però durante il ciclo non riesci a chiuderli perché appunto sei tutta gonfia. E questo trucchetto tra l'altro può essere anche molto utile al ristorante giapponese All You Can Eat, tra l'altro, piccola parentesi, ma qui appunto parliamo di ciclo. È un trucchetto facilissimo appunto quando non riusciamo a chiudere il bottone dei jeans, è quello di prendere un semplicissimo elastico per capelli, più sottile meglio è, e andiamo semplicemente ad infilarlo all'interno del buchino dove andiamo poi ad infilare il bottone, lo giriamo in questo modo appunto e poi andiamo semplicemente ad infilare l'elastico all'interno, cioè l'elastico attorno al nostro bottone, e andiamo a recuperare quei 2 centimetri in più che appunto in questi momenti così delicati in cui siamo anche già abbastanza nervose per i fatti nostri, ok? Può essere molto utile, può essere la salvezza. Trucchetto numero 3, e questo può sembrare ovvio, ma a me personalmente ha cambiato la vita. Mi ritrovavo sempre fuori casa a prendere l'assorbente dallo zaino a scuola o dalla borsetta, anche adesso quando vado in giro, e mi sento molto imbarazzata perché devo prenderlo e poi tutti vedono che ce l'ho in mano e poi devo metterlo in tasca per poi andare in bagno, ok? Quindi se questa cosa vi crea imbarazzo, e io sono, mi è capitato miliardi di volte e sperare che nessuno lo vedesse infilarmelo in tasca prima di correre in bagno, lasciatevi un commento se anche a voi è successo almeno una volta, perché a me centinaia. Una cosa che possiamo fare in modo che non succeda è infilare uno o più assorbenti nella tasca già prima di uscire di casa. Lo so, è una cosa ovvia, ma lo fate, io non lo facevo e poi appunto mi ritrovavo in queste situazioni, quindi fatelo ragazzi, mettete l'assorbente appunto all'interno della tasca già prima di uscire, se sapete che avrete bisogno di 2 cambi mettetene 2, così quando uscite siete già a posto e non dovete preoccuparvi di sfilare fuori e che nessuno veda perché sono già lì e pronto. Trucchetto numero 4, e questo è per quei fastidiosissimi, odiosissimi crampi
che tutte noi detestiamo così fortemente. Come sapete, ne parlavo anche nell'altro video che comunque vi linkerò qua sotto nel box di informazioni, come sapete il calore aiuta tantissimo a rilassare i muscoli e quindi ci aiuta molto quando abbiamo i crampi e siamo piegate in due dal dolore. Se non avete però una borsa dell'acqua calda, un trucchetto molto semplice ed efficace che potete utilizzare è... molto semplicemente andiamo a prendere un calzino, un vecchio calzino, comunque un calzino, comunque non andrete a rovinarlo, quindi può essere anche un calzino nuovo in realtà. Prendiamo un calzino e andiamo a riempirlo di riso, potete scegliere anche cereali, orzo, eccetera, io ho scelto il riso perché questo avevo in casa, e andiamo a riempire il nostro calzino con un bel po' di riso, dopodiché facciamo un nodo all'estremità in modo che non scappi e lo mettiamo in microonde per un minuto e mezzo e voilà, la nostra borsa dell'acqua calda è pronta, è caldissimo e tiepido e andate ad appoggiarlo sulla pancia ed è sollievo immediato. Trucchetto numero 5, anche questo purtroppo dedicato ai crampi e ai dolori. Se siete come me, vi capita spesso di svegliarvi con i dolori durante la notte. Non mi capita molto spesso di avere dolore o crampi durante il giorno, non so perché, ma mi capita durante la notte e mi sveglio dal dolore. Se non ho un antidolorifico in casa in quel momento, di solito li prendo già prima di andare a dormire, ma se non ho un antidolorifico in casa in quel momento, sono troppo stanca per alzarmi ed andare a prenderlo, prendo un cuscino e vado ad appoggiarlo tra le ginocchia e poi mi rimetto a dormire. Questo fa sì che la nostra pancia non sia così schiacciata dal peso delle nostre gambe, della nostra gamba, e quindi i muscoli sono più rilassati, la pancia è più appunto libera, i muscoli sono più rilassati e questo ci aiuta a prevenire, a far passare i crampi e farci dormire bene. Trucchetto numero 6, e questo purtroppo o per fortuna è dedicato alle perdite, alle fuoriuscite fastidiose, odiosissime, è successo a tutte almeno una volta nella vita e a me più di una purtroppo. È un trucchetto molto molto efficace da utilizzare specialmente se avete un flusso forte, è quello di sostituire le mutandine, gli slip normali durante i giorni del ciclo con la parte sotto di un bikini. Perché? Perché i costumi da bagno sono più strutturati, sono più spessi e hanno un doppio strato che va a proteggere, ma non solo, sono naturalmente waterproof, sono resistenti all'acqua e quindi in questi casi non c'è niente di meglio, ragazze, che avere un paio di mutandine completamente resistenti all'acqua e ai liquidi. Quindi una cosa molto molto utile che da quando io ho scoperto mi ha cambiato decisamente la vita è appunto quella di sostituire le mutandine normali con la parte sotto di un bikini e poi tornate qua a ringraziarmi. Trucchetto numero 7, questo ragazze è da usarsi soltanto in casi di estrema emergenza, ok? Perché vi dà un'autonomia molto molto breve, quindi è proprio uno di quei casi in cui non abbiamo un assorbente, nessuno nella nostra casa ha un assorbente, ok? E quindi dobbiamo ricorrere ai rimedi più estremi per riuscire ad andare ad acquistare o comunque a procurarsi degli assorbenti, ok? In questo caso una cosa che potete fare è quella di prendere un bel po' di carta igienica, quindi un bel po', non troppa mi raccomando, ma un bel po' di carta igienica in modo che possa assorbire un bel po' di flusso, andiamo ad arrotolarla su se stessa in modo da formare appunto questa forma tubolare e andiamo ad applicarla direttamente al centro del nostro slip. In questo modo appunto, ragazzi, questa è la cosa più estrema da fare possibile, però non utilizzare questo metodo sarebbe inevitabilmente la catastrofe, il disastro più totale, quindi appunto potete utilizzare questo metodo, avete qualche minuto diciamo una quindicina di minuti di tempo per andare a procurarvi un assorbente, quindi mali estremi, estremi rimedi. E poi, ultimo trucchetto numero 8, ma non per questo meno importante, chi ne sa qualcosa dei brufoli durante il ciclo? A me non succede spesso, ma quando mi succede non me ne esce uno di brufoli, me ne escono 50, ok? E mi è appena capitato. Di questo prodotto ve ne ho parlato anche su Instagram, ma mi sto trovando talmente bene che devo assolutamente menzionarvelo in questo video. E questo prodotto è
questa penna di Neutrogena. Io l'ho presa su Amazon, ci tengo a specificare che non è un video sponsorizzato, non lavoro con Neutrogena per la pubblicità a questo prodotto assolutamente, ma mi trovo molto 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 bene con questo prodotto. Questa è appunto una penna che sfrutta la light therapy, quindi la terapia della luce dei colori, per andare a togliere l'infiammazione ai brufoli ed aiutare ad accelerare il processo di guarigione. Si appoggia semplicemente sul brufolo per 2 minuti fino a quando fa beep e la luce si spegne, e ragazzi, blocca l'infiammazione del brufolo. Se lo vedete, da subito non progredisce e quindi non esplode, ok? Avete capito quello che intendo? Ma in ogni caso toglie l'infiammazione, toglie il colore rosso forte del brufolo e toglie anche la sensazione di dolore. Io adoro questo prodotto della Neutrogena, è entrato a far parte della mia skincare ormai quotidiana, o perlomeno di quando ho appunto questo problema di brufoli, e mi sento davvero di potervela consigliare, quindi fatemi sapere poi nei commenti se già qualcuno di voi ce l'ha e vuole raccontarmi se anche per voi è stata così pazzesca l'esperienza con questo prodotto. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto, ricordatevi come sempre di mettere un like al video se vi è piaciuto appunto, e di iscrivervi al canale ed attivare la campanella per non perdere i miei prossimi video. Quindi bacio grandissimo, vi abbraccio forte 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 forte, e noi ci vediamo domani sempre puntualissimi alle 17:30, mi raccomando, ciao!